Grazie infinite. Eh, buonasera, grazie anche a voi per essere qui, per aver scelto di passare un'oretta insieme a noi per riflettere su alcune dimensioni che eh, mi sono state suggerite in effetti dal tema, perché è molto bello lavorare su un tema dato. Eh, lo scorso anno, quando ci siamo incontrati, magari qualcuno di voi c'era forse, vedo qualche volto, non dico familiare, ma insomma forse già conosciuto. Avevo provato, scusate la dimensione dell'io, ma a volte è inevitabile, a far reagire insieme eh, la parola musica con la parola potere. E ne erano nate alcune declinazioni diverse e varie sul rapporto tra la musica e il potere. Quest'anno ho cercato di compiere lo stesso gesto, di seguire lo stesso metodo, cercando appunto di far reagire insieme, come in una reazione chimica o come in uno scontro tra concetti diversi, queste due parole chiave, per l'appunto la parola ambiente e la parola musica. Da questo scontro, da questo attrito quasi elettrico in un certo senso, sono nate molte scintille. Eh, anche un po' disordinate, come, non so, i lapilli di un falò, diciamo così. Ho cercato di mettere ordine, naturalmente, in tutto ciò e eh, credo di aver individuato eh, quattro dimensioni diverse in cui, per l'appunto, musica e ambiente possono reagire insieme producendo eh, sapere, cultura... No, ci vuole il mouse, eh, non sono più abituato a usare il mouse. <ride> ecco. E, e soprattutto esperienze, esperienze pragmatiche no? dell'uomo nei confronti del suono e della musica. E allora, come vedete alle mie spalle, ho provato semplicemente a dividere in quattro capitoli la nostra conversazione per mettere un po' di ordine appunto alla, a una materia così eh, entropica, no? che è piena e colma di risonanze. Possiamo intendere eh, la musica e l'ambiente quindi come uno spazio architettonico le architetture del suono, le architetture della musica, che hanno sempre costantemente influenzato i musicisti, i compositori, gli ascoltatori, gli ambienti architettonici dentro i quali la musica è nata e per i quali spesso la musica è nata, sono stati dei condizionamenti formidabili nei confronti dello stesso stile compositivo e vi darò qualche esempio eh, su questa, lungo questa storia che è una storia millenaria peraltro da quando la musica ha cominciato a risuonare per esempio tra le mura dei eh, primi templi cristiani che hanno avuto in qualche modo il diritto di primazia nell'immaginare il suono destinato a uno spazio architettonico molto preciso Possiamo intendere poi l'ambiente come un paesaggio sonoro. Quando c'è cioè la musica, e anche questo è un compito storico che la musica ha compiuto molto, molto frequentemente, pretende, cerca, eh, si assume il ruolo di descrivere un paesaggio con naturalmente i propri metodi e strumenti, gli strumenti del suono, quindi il suono che descrive un paesaggio naturale, un paesaggio umano, un paesaggio mentale. E questo sarà il secondo capitolo della nostra conversazione. Il terzo capitolo ci porterà invece in una dimensione più contemporanea del rapporto tra suono e ambiente, perché ci sono molti dati e molti casi molto interessanti di come la musica abbia costruito un suo proprio spazio sonoro. E questo è accaduto dall'invenzione, diciamo così, della musica elettronica in poi, dalla musica elettroacustica in poi, quando la musica ha disegnato il proprio spazio, ad esempio attraverso la spazializzazione del suono e quindi ha creato degli ambienti sonori immaginari, oggi usa dire virtuali, ma è una parola che mi sembra troppo usurata, mi piace più immaginario perché ha più a che fare con la visionarietà, no? piuttosto che con la virtualità e anche di questo cercherò di darvi qualche esempio, e poi per concludere il nostro approdo, come potete vedere alle mie spalle, l'ambiente invece come spazio puramente mentale, quando la musica, cioè, e soprattutto la musica del secondo Novecento, dilatando le durate, ad esempio, dilatando le dimensioni di scrittura del suono, crea degli spazi puramente mentali. Il suono cioè penetra della nostra mente e costruisce degli ambienti che sono soltanto nostri. Sono soltanto appartenenti alla nostra mente, non voglio dire alla nostra interiorità, perché avrebbe delle coloriture un po' troppo emotive, questa definizione no? di interiorità. No, la mente, lo spazio della mente, quindi l'ambiente come spazio mentale. Questi sono i quattro eh, lapilli che ho trattenuto, diciamo così, un po' a forza. Ce ne sarebbero molti altri, anzi, vi invito a immaginarne altri ancora, naturalmente. Eh, come l'anno scorso mi sono portato dietro un totem eh, per aggrapparmi un po' all'autorità degli antichi, relativamente antichi, eh, sulla musica e potere eh, vi avevo fatto semplicemente vedere e poi anche immaginare la trama concettuale eh, della microfisica del potere di Michel Foucault, testo appunto fondamentale eh, degli anni 70. Ritorno agli anni 70, voi direte, ma sempre lì vai a pescare, eh, può essere, la, la, la mia personale formazione culturale si è svolta fatalmente in quegli anni, noi ragazzi degli anni 50, diciamo così, e quindi, eh, però io credo che gli anni 70 abbiano in realtà prodotto dei paradigmi teorici imprescindibili. Uno di questi è quello disegnato da Erwin Goffman, uno dei maggiori sociologi della scena internazionale, scomparso un po' troppo presto, a nemmeno 60 anni di vita. Che eh, negli anni '70, appunto, ha scritto questo fondamentale, la vita quotidiana come rappresentazione. Non posso descrivervi la trama concettuale molto densa di questo libro, però c'è un concetto che spiega, anche in parte, anzi, spiega del tutto il sottotitolo che ho voluto dare a questa nostra conversazione: Gli oggetti sonori come attori sociali. Goffman. In breve, e forse anche banalizzando il suo pensiero, e mi scuserà se ci ascolterà da qualche parte, mi scuseranno gli studiosi anche di Goffman probabilmente, eh, sostiene che la nostra vita quotidiana in realtà è un palcoscenico. Su questo palcoscenico noi, attori della vita quotidiana, interpretiamo dei ruoli eh, che sono a metà tra verità e finzione perché sono ruoli veri, perché noi siamo persone vere, ma interpretiamo una sorta di copione che è dato dalla nostra identità, dalle nostre condizioni sociali, dai nostri scopi, eh, dalle nostre relazioni che intratteniamo con gli altri attori sociali. E dunque, e dunque, la nostra vita quotidiana si svolge come una rappresentazione di ruoli secondo un copione di carattere drammaturgico. Che, questo è quello che dice Goffman nella prima pagina, adesso non ve la faccio vedere, nell'introduzione di questo libro fondamentale che però vi inviterei a riscoprire perché da un po' di tempo è quasi un po' uscito dai radar, ma è un libro eh, almeno, io credo veramente fondamentale. Allora, il suono, il suono, la mia pretesa, anche un po' personale, mi scuso per l'arroganza di questa affermazione, è quella di intendere gli oggetti sonori esattamente come attori sociali. Cioè, un'opera musicale non è soltanto fatta di forme contenuto, come dicevano in modo manicheo no, gli analisti eh, eh, del, di, di qualche tempo fa. Non è soltanto un oggetto chiuso in se stesso che può essere analizzato in tanti modi diversi. No, svolge una funzione squisitamente, direttamente sociale. Un esempio tra i centomila che potrei fare. Un oggetto sonoro particolarmente ingombrante, la nona sinfonia di Beethoven, per dire. No? La possiamo considerare solo come un'opera? E basta, prodotto dell'ingegno, di un genio, eccetera, eccetera? No, perché oppure invece la Nona Sinfonia, da quando è nata oggi, si è comportata sullo scenario sociale come un attore, perché ha influenzato. Per esempio ha influenzato altri compositori che sono venuti dopo Beethoven, che hanno affrontato il problema di che cosa significa la sinfonia, cosa fa una sinfonia. È solo suono, è solo forma, è solo proporzioni, no, è pensiero, è veicolo di pensiero e quindi porta, ad esempio, nel caso specifico, no, un pensiero basato sull'etica della fratellanza. Possiamo allora dire noi che l'etica della fratellanza sia una semplice dimensione musicale? No, di certo. La nona sinfonia, attraversando il tempo, attraversando il tempo della storia, si è caricata di enormi significati e questi significati ce li ha portati come una grande onda che mentre passa raccoglie tutto ciò che incontra per via e quindi eh, ha condizionato altri compositori, ha condizionato noi stessi, ha condizionato il nostro rapporto con la musica. Che cosa ci aspettiamo dalla musica? Soltanto un godimento, un divertissement o un passatempo? No, forse anche un veicolo di pensiero. E allora la nona sinfonia è un attore sociale. E la pretesa, per l'appunto, che ho sposato con me stesso e adesso condivido con voi è quella di considerare le opere dell'ingegno sonoro dei compositori dal Medioevo, anzi dal pre-Medioevo oggi, come attori sociali. Eh, partendo proprio dalla eh, relazione che la musica come oggetto sonoro ha intrattenuto con eh, lo spazio architettonico. Perché lo spazio architettonico è uno spazio sociale per il solo fatto che viene eh, riempito di attori sociali. No? La musica non circola per se stessa in un ambiente architettonico, no? segue dei percorsi, dei percorsi spaziali, che sono anche percorsi mentali, percorsi percettivi. Senza una relazione sociale, lo spazio architettonico rimane un guscio vuoto e ha una sua funzione, forse, ma probabilmente, invece, no. no? L'architettura si riempie di significato in quanto diventa contenitore sociale. C'è un caso per me è meraviglioso mi spilancio, di relazione forte tra musica e architettura, che è costituito da un oggetto sonoro, meraviglioso, in sé per sé, ma che risponde a una logica non sempre e non immediatamente percepibile. Siamo a Firenze, siamo nel 1436, esattamente. Viene inaugurata... Una delle basiliche più visitate al mondo ancora oggi, viene inaugurata la cupola per la verità della Basilica di Santa Maria del Fiore, prodotto dell'ingegno di Filippo Brunelleschi e Papa Eugenio IV, il Papa del tempo, decide questo rientrerebbe anche nei rapporti di, tra la musica e il potere, in un certo senso, ma è un'altra dimensione, quella che voglio eh, indagare oggi, decide di trasformare questa occasione in un grande evento spettacolare. E non suoni strana la parola spettacolare, eh, perché era un momento fondamentale nella diffusione del verbo della Chiesa di Roma oltre i confini dello Stato della Chiesa. La cerimonia si svolge in Pompa Magna, ci sono descrizioni bellissime che non posso leggervi adesso. Ma è il fatto che ci siano delle descrizioni scritte del tempo del 1436 indica come fosse un'occasione socialmente centrale, nucleare. Vengono portate nella chiesa 6.000 rose bianche, immaginatevi, no? vengono accese 5.000 candele, quindi si crea un ambiente. Uh, del tutto eccezionale rispetto alla norma uh, consueta della celebrazione liturgica. Per l'occasione, Papa Eugenio IV. In carica uno dei maggiori compositori del tempo, che si chiamava Guillaume, si chiama tutt'oggi, le sue opere lo fanno durare ancora oggi. Guillaume Dufail, uno dei grandi compositori ultramontani, nato intorno al 1400-1398 probabilmente, che ha lavorato moltissimo in Italia come maestro di cappella in, in varie eh, vari città-stato italiane, e gli commissiona la scrittura di un mottetto, che era diciamo così, il genere sacro liturgico per eccellenza, che veniva spesso eseguito in occasione di celebrazioni ufficiali. E Guillaume de Failly scrive una delle sue opere, nonostante fosse scritta su commissione, più ingegnose e anche più emotivamente coinvolgenti. Adesso spero di coinvolgere anche voi emotivamente con l'ascolto. Uh, e fino a qui si tratterebbe soltanto di una banale in fondo occasione cerimoniale. Però subito per entrare nel clima vi faccio ascoltare i primissimi minuti di questo mottetto che si titola Nuper Rosarum Flores, una ghirlanda di rose fiorite, potrebbe essere una delle tante eh, traduzioni possibili. Questo è l'inizio. Vedrete anche una, il disegno di una partitura, per il momento non la guardate più che tanto, poi eh, attirerò la vostra attenzione sul disegno tra un po', il disegno delle note. Interrompo qui per una... Mi perdonerete ovviamente se questi oggetti sonori saranno brutalmente interrotti prima del tempo, ma la logica della nostra conversazione eh, non consente degli ascolti meditati e compiuti, quindi lo farete voi se ne avrete intenzione. Fino a qui è una bellissima composizione polifonica a due voci, e l'ho interrotta al momento stesso in cui, e non a caso poi vi spiegherò perché, entrano le altre quattro voci, il, il mottetto è concepito per quattro voci eh, canonicamente. Qual è la logica però attraverso la quale eh, Guillaume Dufailly scrive questo mottetto? Ve lo dico subito, è una logica di tipo architettonico, compiutamente e profondamente architettonico. Per farvelo capire ho buttato giù un piccolo schema, giusto per voi, poi non dite che non vi penso, ecco, ho lavorato proprio per voi. Ehm, perché dobbiamo risalire al modo in cui, e questo mi dispiace invadere i campi altrui, spero che non ci siano troppi architetti in sala che mi rampognino sul mio lessico architettonico un po' precario, ma insomma speriamo di, di farcelo ugualmente. In base a quale criteri Filippo Brunelleschi, e a prima di lui i costruttori della basilica, hanno concepito no? l'edificio sacro per eccellenza? Eh, la costruzione di Santa Maria del Fiore è, è una costruzione modulare è costruita per moduli e il modulo di base è costituito da una misura, la misura del braccio. Il braccio nella Firenze eh, del tempo, in Toscana e altrove, era una misura molto precisa, corrispondeva grosso modo a 58 cm e 7, diciamo 60 cm per essere un po' generici, qui non dobbiamo fare un esame di matematica. Quindi ho scritto circa eh, quindi ecco, il braccio è il modulo eh, di partenza. Ogni modulo della basilica è, è costruito su una misura precisa di 28 braccia, il che corrisponde più o meno a una misura di 16,80 metri. E, 80 e attraverso la modularità noi possiamo leggere lo spazio della basilica. Per esempio, la lunghezza interna della navata no? è costituita da sei moduli di 28 braccia, grosso modo 102 metri. Se andate a vedere le misure poi i metri che ci sono anche nei siti, più o meno sono queste. La larghezza interna del transetto, e prendo in esame le quattro misure fondamentali della chiesa, ossia navata, transetto, abside, Distanza, cioè dall'altare all'abside, e altezza della cupola di Brunelleschi, perché sono le quattro dimensioni fondamentali. La larghezza del transetto sono quattro moduli di 28 braccia, l'altezza interna della cupola è costituita da tre moduli di 28 braccia, e la lunghezza dell'abside dall'altare al fondo della chiesa, due moduli da 28 braccia. Tenete presente questi, tre, questi quattro numeri, 6, 4, 3, Due. Questi sono i numeri modulari, diciamo così, attraverso i quali i costruttori, eh, gli architetti e gli ingegneri del tempo hanno concepito lo spazio di, eh, della basilica. Come è costruito il mottetto di Guillaume de Failly? Innanzitutto è costruito. Eh, vi, ho, vi ho fatto sentire soltanto la prima parte della prima sezione, è costituito di quattro sezioni, non a caso sono quattro sezioni, perché ognuna di queste si riferisce a una delle quattro misure fondamentali della Basilica. Ogni sezione misura esattamente 56 battute. 56 battute ovviamente è il numero che si ottiene dalla moltiplicazione per 2 del modulo di base 28, 28 per 2, 56. Uh, ho interrotto l'ascolto a quel punto lì perché? Perché in ogni sezione uh, succede questo. Le due voci superiori, che nella lessicologia del tempo si chiamano triplum e motetus, la voce intermedia e la voce più acuta, cantano insieme da sole per 28 misure. Alla ventinovesima misura intervengono le altre due voci, e cioè il tenor primo e il tenor secondo che poi siano due i tenor o tenores, non lo so, eh, eh, ha un senso molto, molto preciso. In ognuna delle quattro sezioni però cambia il metro, o il ritmo in realtà è il metro. Adesso mi scuso se qui è una questione lievemente tecnica, ma non è poi così complicata. Sei quarti la prima sezione, eh, due mezzi la seconda, due quarti la terza e sei ottavi la quarta. Cosa comporta tutto questo? Comporta che nonostante le quattro sezioni siano tutte di 56 misure, cambia banalmente il numero delle note all'interno di ogni sezione. Perché se io faccio una battuta di quattro quarti, io posso mettere una nota che vale quattro quarti o quattro note che valgono un quarto, quindi di conseguenza posso variare, a mio piacimento, il numero delle note. Ora, i musicologi, che a volte fanno anche un mestiere utile, quasi mai devo dire, ma a volte anche dicono qualche cosa di sensato, hanno scoperto una realtà, secondo me, la prima volta che me ne sono accorto studiando, c'è cioè poi una disputa tra i musicologi, insomma c'è cioè una cosa molto divertente che adesso però non posso raccontarvi, hanno scoperto che prendendo come unità di misura il valore di due quarti della pulsazione fondamentale, si ottengono per ciascuna delle quattro sezioni quattro numeri diversi di note. Di note del valore di due quarti, componendo e riscomponendo. Questi numeri sono 168. Me li sono scritti perché a memoria non me li ricorderei mai: 112, 56 e 84. Il che questi numeri, se vengono divisi per 28, il numero modulare eh, della basilica di Santa Maria del Fiore, eh, fanno apparire questi quattro numeri: 6, 4, 2, 3. È una scoperta meravigliosa, in realtà, no? Perché si scopre cosa in sostanza? Si scopre che il suono misura lo spazio. Il suono è stato concepito in modo tale da imitare le proporzioni dello spazio. Quindi si crea una perfetta consonanza tra la misura del tempo che è la dimensione della musica, e la misura dello spazio, che è la dimensione dell'architettura e quindi della basilica. Spazio e tempo che si coniugano insieme. Come dice Parsifal, no? <ride> molti anni dopo, nell'opera medesima, no? lo spazio diventa tempo e il tempo diventa spazio. Le due dimensioni in realtà diventano una unica dimensione. No? spazio e tempo unica dimensione, suono e architettura un'unica dimensione questa è l'indicazione molto esplicita di quel pensiero olistico no? unitario che percorreva tutta la cultura umanistica rinascimentale del tempo, siamo ripeto 1436 il massimo sviluppo della, eh, diciamo, della cultura sottile no? dell'arse subtilior come veniva chiamata allora e già questa direi che è una scoperta eh, emotivamente significativa c'è qualcosa di più, anzi, sono due cose di più. Teniamo sempre a mente 6, 4, 3, 2. C'è un passo del libro dei Re, che è uno dei libri naturalmente dell'Antico Testamento, che non appartiene al Pentateuco, no? è un libro laterale, diciamo così, anzi, sono due libri veramente, il libro dei Re, ma riuniti in due. Reca un passo, non l'ho scoperto io e magari sarei un genio, <ride> o semplicemente eh, sono andato a guardarmi il passo per vedere se era vero poi. E in effetti c'è qualche cosa di straordinario, e cioè alla costruzione del, tempo, del Tempio del Signore, si parla del Tempio di Salomone naturalmente, il Tempio dei Templi, eh, fu dato inizio l'anno 470 dopo l'uscita degli Israeliti del paese d'Egitto l'anno quarto del regno di Salomone su Israele nel mese di Ziv, cioè nel secondo mese. Il tempio costruito dal re Salomone per il Signore era lungo 60 cubiti, largo 20, alto 30. Davanti al tempio vi era un atrio lungo 20 cubiti in base alla larghezza del tempio ed esteso per 10 cubiti secondo la lunghezza del tempio. Vuol dire che sostituite a braccio cubito l'altra unità di misura, vuol dire che, questo c'entra poco con Dufay, eh, però accresce moltissimo il valore di quanto Dufay ha fatto, vuol dire che in realtà la chiesa, di San, la basilica di Santa Maria del Fiore è simbolicamente stata concepita come il Tempio dei Templi, è il Tempio di Salomone. Eh, che Oggi noi non possiamo più vedere, naturalmente, perché ahimè eh, la, la storia non ce lo consente, però lo possiamo in qualche modo rivedere nelle varie ricostruzioni che ne sono state fatte. In realtà questi due templi sono esattamente la stessa cosa. Di nuovo una reductio ad unum, no? una eh, riunione di elementi lontani che si fanno, eh, che si fanno teologia. Poi alla fine, no? perché è un principio teologico quello che viene eh, ribadito. Ma fosse tutto qui. <ride> C'è un altro motivo, per me ancora forse più forte, che unisce Nuper Rosarum Flores all'ambiente architettonico per il quale questo motetto è stato concepito. La cupola di Brunelleschi, che poi il motivo... Eh, contingente perché la fabbrica della chiesa ovviamente era iniziata molto prima del 1436 anche la costruzione della cupola si intende questo è il giorno dell'inaugurazione com'è costruita la cupola del brunelleschi questo forse appunto gli architetti adesso avranno ulteriori motivi per rimproverarmi per la genericità del lessico però come fa a stare in piedi quella cupola così vertiginosamente alta noi ormai fa parte del nostro paesaggio comune, no? quante volte, dal regione di Boboli guardiamo, no? o dalle foto, banalmente dalle fotografie, e in effetti c'è qualcosa di strano, perché è troppo alta. Sta in piedi perché Brunelleschi ha avuto un'intuizione geniale, come molti di voi già sapranno, ma questa per esempio è una piccola, ha costruito in realtà due cupole, una cupola esterna, una calotta esterna, Crea una doppia cupola per l'appunto, cioè una volta interna innanzitutto e poi una eh, calotta est esterna eh, concentrica e parallela rispetto alla eh, cupola esterna. La cupola esterna è in mattoni, naturalmente, la cupola interna è invece uno scheletro in muratura. Mattoni, muratura. All'interno c'è un'intercapedine, diciamo così, che è formata da 24 supporti che tengono insieme le due cupole. Quindi è una cupola incamiciata in un'altra, sostanzialmente, incastrata in un'altra. Ecco che allora qui interviene quell'altra dimensione di cui vi ho fatto vedere soltanto eh, l'inizio, adesso lo eh, riguardiamo insieme. Perché eh, Dufay compone questo mottetto scrivendo due tenor, tenor primo e tenor secondo. Di solito nella letteratura polifonica fiamminga del 4500 il tenor è uno. Ci sono casi di due tenor, doppio tenor, ma sono molto rari. Eh, tra l'altro, vabbè, una citazione di un canto gregoriano antico, insomma, questo importa relativamente poco. Perché ad un certo punto, alla famosa battuta 29, <ride> Entrano in scena, per così dire, qui la parola scena non è così arbitraria, per il discorso che abbiamo fatto prima. Entrano in scena i due tenor, tenor primo e tenor secondo, andando un po avanti. Questo è il momento che avevamo già ascoltato prima. Ecco, questo è il momento. Sempre scusandomi per l'interruzione. Vedete com'è costruito, Anzi, anche senza sapere nulla di musica, non occorre è proprio spazio questo. No? È spazio sonoro che acquista una dimensione visiva nella scrittura. La prima nota è del tenor primo, la seconda è del tenor secondo. Poi la terza nota è del tenor primo, con un'alternanza apparentemente poco giustificata. Nella battuta successiva di nuovo il tenor secondo e poi improvvisamente qui le due note sovrapposte. Cosa significa? Significa che... Eh... Guillaume, io non so se abbia mai parlato con Brunelleschi, <ride> a me piace immaginare che Brunelleschi e Guillaume abbiano passeggiato per le vie di Firenze durante la costruzione della, della cupola, erano del resto di due generazioni diverse, no? perché Brunelleschi aveva circa 25 anni di più di, eh, di Fai, quindi erano un padre e un figlio in un certo senso, eh? e sarebbe bello immaginarsi che... No? che Passeggiassero insieme, discutessero di numeri, di architettura, non lo so se siano andate così le cose, nessuno lo può sapere. No? Però di fatto, di fatto Dufay immagina una specie di correlato compositivo della costruzione, della tecnica di costruzione della cupola, incastrando uno dentro l'altro tenor primo e tenor secondo, incamiciando l'uno dentro l'altro con un incastro reciproco, in modo tale che fosse un'allusione criptica, certo, che pochi possono avere colto, ma non aveva nessuna importanza che pochi la cogliessero, del resto neanche la suddivisione in quattro sezioni, il cambio di metro, erano elementi percepibili dal punto di vista fisico-sonoro, ma non contava nulla, contava il pensiero. No? <ride> ecco. Quindi l'andamento dei due tenor, tenor primo e tenor secondo, è nuovamente un ulteriore. Eh, diciamo così eh, correlazione che viene posta tra la misura dello spazio e la misura del tempo. Perché i due tenor misurano il tempo, no? sono le basi, sono i, i mattoni temporali sulle quali si costruiscono poi le altre voci. Quindi sono il fondamento del mottetto, così come eh, la, le, le due strutture, no? le due cupole sono il fondamento di quella cupola che la fanno stare in piedi. Ecco. Questo a me sembra uno degli esempi più limpidi, più chiari, cristallini no? delle relazioni tra eh, architettura e musica, eh, nel senso che l'una eh, si riveste dentro l'altra, prende letteralmente la forma dell'altra fino ad un certo punto a non distinguersi più in un certo modo. No? Le due arti, gemelle, sorelle, non si distinguono più. Eh, gli esempi da questo punto di vista potrebbero continuare praticamente all'infinito. Vedo che mi sono già mangiato per un sacco di tempo <ride> parlando di nu per usare un flore, eh, Come potete vedere qui alle mie spalle, avevo selezionato diversi altri eh, esempi. Salterò gli intermedi, però per andare a un esempio invece squisitamente contemporaneo. Perché su questa linea di esempi ne potremmo trovare tantissimi. Eh, per esempio,. Avete presente com'è fatta la Basilica di San Marco? Pianta croce greca, le cinque cupole, cupola centrale, le quattro cupole, no? i collegamenti tra le varie cupole che sono date dalle arcate sottilissime, quasi dei diaframmi quasi impercettibili. Beh, nella Basilica di San Marco, per esempio, i maestri di San Marco, uno dei più illustri è stato Giovanni Gabrieli, nipote di Andrea Gabrieli, gli esponenti della scuola polifonica veneziana del Cinquecento, hanno scritto una musica che era perfettamente adeguata, in un certo senso obbligata a quello spazio, la musica, come si dice, a cori spezzati o cori battenti, perché se il coro si fosse posto sotto la cupola centrale, con una prospettiva unica, il suono si sarebbe disperso. E quindi è stata creata la prassi, di contrapporre due cori, strumentali a volte, vocali a volte, strumentali e vocali insieme, per cui le due eh, cupole laterali della chiesa erano una specie, eh, costituivano i due fuochi acustici. E grazie all'unione dei, dei battimenti, no? perché essendo molto lontani i cori, immaginatevi lo spazio di San Marco, no? i battimenti creavano una sorta di eh, terza voce, Rispetto alle voci dei due cori, creando delle polifonie immaginarie che non esistevano sulla carta, ma esistevano soltanto per le orecchie dell'ascoltatore. E qui vi avevo portato Omagno un misterium di Giovanni Gabrieli, che, se avete voglia di sentire la parte è una composizione meravigliosa, ma è proprio scritta per due cori: quattro voci più quattro voci. E poi l'esempio meraviglioso della Basilica di Notre Dame a Parigi, per la quale eh, qui c'è una data fondamentale che dobbiamo tutti noi ricordare con assoluta eh, come dire, riconoscenza. Il 25 di dicembre, la notte di Natale dell'anno 1198. Perché è importante questa data? Perché è la prima data certa di un evento musicale. Prima di questa data, noi non sappiamo nulla di quando sia nata una certa opera. Oggi. Noi è facile dire il giorno in cui è stata eseguita la Nona Sinfonia di Beethoven o una Sinfonia di Haydn o un'opera di Luigi IX. Ma questo non era così banale fino al 1198, l'altro ieri in fondo. No? Ecco, 25 dicembre 98 è una data fondamentale perché nasce, diciamo così, non tanto la musica o la storia della musica, ma nasce la cronologia degli eventi musicali. Quindi, e venne eseguita in quell'occasione un mottetto, per l'appunto, un altro mottetto, di ehm, Perotinus, di Magister Perotinus, si chiamava Viderunt Omnes, era un graduale della Messa di Natale, per l'appunto, il 25 dicembre, quattro voci, un eh, impressionante sviluppo verso l'alto del ehm, discorso sonoro, una polifonia a quattro voci che non era ancora stata acquisita nella prassi compositiva del tempo, concepita esattamente per adeguarsi all'architettura della Basilica di Notre Dame, cioè agli archi gotici. Costruiti dagli architetti del tempo, la fabbrica della chiesa, della prima parte della chiesa, era stata chiusa nel 1160 e qualche cosa, dunque appena 30 anni prima, che è nulla per il tempo no, di questo evento. E quel slancio verso l'alto della Basilica di Notre Dame, che tutti noi abbiamo eh, no, testimoniato entrando in quella chiesa, nonostante le migliaia di turisti che impediscono la percezione nitida dello spazio, però. Abbiamo capito che quelle altezze non erano colmabili da un punto di vista musicale, seguendo la tracciatura piana della monodia. Occorreva aggiungere una voce e poi un'altra e poi un'altra, perché il suono si slanciasse verso l'alto. È chiaro che è uno slancio simbolico, verso il cielo, no? il cielo teologico, ma è anche uno slanciarsi verso l'alto del cielo architettonico della Chiesa. Della Basilica, e quindi sono due moti paralleli, uno simbolico e uno fisico, reale, che coincidono però perfettamente. L'esempio contemporaneo però che voglio farvi, a me è particolarmente caro per tanti motivi, che forse adesso capirete, è invece un incontro tra musica e architettura dell'oggio o perlomeno dell'altro ieri. Siamo nel 1971. Uh, Texas-Houston, abbiamo un problema. Qui in questo caso hanno avuto un sacco di problemi, ma comunque. Due mecenati, i coniugi Domenil si chiamavano così, due persone illuminate, commissionano a Mark Rothko la costruzione di un tempio laico in uno stato. Lo Stato del Texas, che potete immaginare, non era particolarmente incline, diciamo così, per sua natura politica, alla tolleranza ideologica, mettiamola così, con diversi eufemismi. No? Nonostante questo, i coni di Dominile, eh, interpretano un sentimento puro, quello di costruire cioè uno spazio interreligioso, aperto alla preghiera di tutte le religioni, e aperto anche semplicemente alla meditazione personale. Alla riflessione meditativa di ciascun cittadino e costruiscono e commissionano a Rothko l'involucro e l'interno di quella che poi si sarebbe chiamata Rothko Chapel, uno spazio per l'appunto eh, architettonico ben preciso, ma anche uno spazio simbolico e religioso. Come è fatto? È fatto, ve lo faccio vedere. un brevissimo filmato, è fatto in questo modo. Una pianta ottagonale, l'avrete vista probabilmente qualche foto, qualche immagine, è un luogo molto frequentato, è stato riaperto per fortuna nel 2000 dopo una ristrutturazione abbastanza consistente. Otto pareti, questa è appunto un'indagine, un concepito in questo modo da Mark Rothko. Dal punto di vista proprio architettonico, lui non era un architetto naturalmente, ma ha contribuito assieme a due architetti a concepire questo spazio. Alle otto pareti della cappella ci sono 14 pannelli, che sono questi che vedete, alcuni riuniti in trittico e altri invece isolati di misura di, eh, variabile, a seconda, come vedete, della misura delle singole pareti. Questi eh... Quadri dipinti da Mark Rothko, che per inciso non ha mai potuto vedere l'inaugurazione della sua opera ed è l'unica sua opera architettonico-pittorica concepita insieme perché, come forse saprete, nel 1970, ahimè, al culmine della sua fase depressiva, si è tolto la vita e non ha mai potuto assistere all'inaugurazione di questa sua, forse che è l'opera più compiuta e più complessa eh, di Rothko. Che cos'hanno di speciale questi pannelli? Io purtroppo non ci sono ancora mai stato. Eh, vorrei andarci prima o poi, ma il Texas ahimè è lontano. Però chi l'ha visto eh, sa bene di che cosa si tratta. Apparentemente si tratta di 14 pannelli neri che cambiano un po', come vedete, eh, a seconda della luce che filtra attraverso le feritoie di luce che sono state costruite apposta per cambiare l'ambiente luminoso nell'arco della giornata. Ma se vi avvicinate a meno di 50 cm dai pannelli, vi accorgete che in realtà non sono affatto dei quadri neri. Hanno texture diverse, hanno eh, disegni per quanto astratti, non c'è nulla di concreto, naturalmente, come nell'estetica di Rothko, non era certo un pittore eh, eh, diciamo, realistico o figurativo, tutt'altro. Eh, ma ci sono delle, delle diciamo, quasi degli arabeschi, delle forme geometriche che sono diverse per ognuno dei 14 pannelli, ma le percepiamo soltanto se. Eh, diciamo, vinciamo, no? Oltre, eh, oltrepassiamo la barriera del convenzionale. No? Noi, noi tutti guardiamo i dipinti, i quadri a una certa distanza, quasi fosse sconveniente avvicinarsi troppo o allontanarsi troppo. No? Rothko invita ad avvicinarsi, molto, troppo. In quel momento lì, però, scopriamo la vera natura del, della sua opera. Perché vi racconto questa cosa? Perché per l'inaugurazione del Rotko Cepel nel 1971, appunto, quando Rotko appunto non c'era più, um, venne eseguita un'opera fondamentale nella storia del pensiero musicale del Novecento. Gli stessi Domenillo, lo stesso Rotko, che lo conosceva molto bene, aveva commissionato a Morton Feldman uno degli autori della cosiddetta New York School insieme a Earl Brown e altri, eh, compositore allora credo quarantenne, qualcosa del genere, un'opera che doveva essere eseguita e fu eseguita nel giorno dell'inaugurazione. Questa opera si intitola per l'appunto Rotko Chapel, esattamente così. Come l'ha concepita Morton Feldman, quasi fosse Guillaume Dufay con la Basilica di Santa Maria del Fiore. Non esattamente nello stesso modo, ovviamente, non da un punto di vista matematico, perché il pensiero nei secoli era ovviamente cambiato. Lo ha concepito innanzitutto per un organico molto particolare ed insolito, la Rotko Cepel, perché è concepita per due voci femminili, per viola solista, per coro misto e per percussioni. L'aspetto musicale che adesso voglio farvi ascoltare è questo. L'apparenza musicale, diciamo così, ve la faccio ascoltare in una esecuzione non in loco, ma in un altro luogo. Anche qui vi rimanderei all'ascolto integrale di questa che forse è l'opera un po' più conosciuta, relativamente, di Morton Feldman, e anche forse una delle più ascoltate. Carlo Boccadoro, il mio amico Carlo, dice che è il più bel pezzo che abbia mai scritto Morton Feldman, non lo so se è proprio così, però fondamentalmente possiamo condividerlo. Qual è la razza di quest'opera che, è ascoltata solo in due minuti, me ne rendo conto su 24, no? è estremamente riduttiva. Però innanzitutto c'è la questione del tempo. Uh, Feldman ha immaginato un tempo che corrispondesse esattamente all'ideale percorso che un ipotetico visitatore uh, potesse fare all'interno della uh, Rothko Chapel. Cioè, questi 24 minuti no, sono scomposti nelle 8 parti, nelle otto lati della, della, della cappella, in modo tale che ci fosse un tempo mh, eh, corrispondente a quello del suono che poi venne davvero eh, fatto ascoltare nell'occasione dell'inaugurazione. E questo è l'aspetto forse più esteriore, ma c'è un altro aspetto, anzi forse altri due. Uno è il tempo complessivo. Morton Fellman è un compositore che ritroveremo poi anche, semmai ci arriveremo, quando discuteremo del eh, rapporto tra il suono e lo spazio mentale. Che ha sempre teso a modificare in maniera radicale i parametri temporali dell'ascolto. Il quartetto numero due di Morton Feldman è l'opera più lunga mai scritta per quartetto d'Archi, perché nella sua versione integrale dura sei ore. E, eh, che sembra quasi una provocazione, ma in realtà è una cosa molto seria. No? Perché introduce no? eh, elementi diciamo psicopercettivi, anche fisico-percettivi, completamente diversi rispetto a quelli a cui noi siamo abituati. No? Sei ore in cui noi ascoltiamo un quartetto d'archi. Immaginatevi le conseguenze. Adesso non voglio approfondirlo troppo, se no ci porta troppo lontano. No? Però Rothko Chapel è appunto la. Eh, dimostrazione di come si possano dilatare i eh, parametri temporali dell'ascolto per raggiungere la meditazione, per raggiungere quel senso di straniamento rispetto al suono che ci fa entrare in concordanza con noi stessi, eh? con una, è una specie quasi di dote sciamanica che la musica assume dentro se stessa. E in più, la seconda cosa c'è anche proprio questa idea di. Una superficie sonora, avete sentito l'introduzione delle percussioni, no? questo rullio quasi mormorante delle percussioni, no? un suono indeterminato e sparso, su questo suono si staglia una melopea, ehm, no, to, non tonale naturalmente, ma una melopea molto lirica e molto cantabile, che fa l'effetto di ehm, qualche cosa che ci viene incontro. E che è l'esatto corrispettivo di quelle texture geometriche che noi possiamo percepire solo avvicinandoci alla superficie dei quadri di Rothko. Come se quella viola, insomma, noi la potessimo percepire avvicinandoci al suono, no? oltrepassando la barriera di quel tappeto percussivo o monocromo, come sono monocromi i 14 quadri neri di Rothko cogliendo quelle texture interne che sono quelle interpretate dalla viola. Dopodiché il discorso va avanti e rimane sempre su queste barriere, su questi binari, però fondamentalmente e concettualmente l'idea di Fellman è questa. Quindi un'altra concordanza profonda, eh, non soltanto matematico-architettonica, diciamo così, con lo spazio, no? ma una concordanza simbolica, concettuale, di pensiero, di carattere anche percettivo del suono, no? perché la dimensione della percezione entra a far parte direttamente dei parametri compositivi. Il compositore compone, non soltanto in base ai procedimenti linguistici che ha in mente, ma introducendo nei propri parametri la dimensione percettiva del suono, percettiva sonora e percettiva spaziale. E quindi la percezione diventa un elemento compositivo, no? cosa che insomma, spesso i compositori hanno tenuto presente, ma non sempre nella storia della musica occidentale. La seconda dimensione, vi rendo conto che come al solito, come l'anno scorso, avremo materia per un tre o quattro conferenze, ma insomma... Cioè, eh, lasciamo la salsera, no, perché ho visto che siamo già eh, sotto... Eh, beh, insomma, dieci minuti, un quarto d'ora anche 20, va bene. <ride> eh, la dimensione dell'ambiente come paesaggio sonoro naturalmente è forse la più banale in un certo senso eh, sulla quale ragionare, perché la musica ha frequentemente eh, ambito a descrivere il paesaggio sonoro circostante, eh, lo ha fatto probabilmente sin dalle proprie origini in un certo modo. Eh, C'è però un momento che a me sembra particolarmente significativo perché è molto lontano del tempo in cui la musica ha eh, ricostruito un paesaggio sonoro, lo ha imitato in un tempo in cui questo gesto non era per nulla comune. Era comune, forse, eh, diciamo, una musica come adesso una pittura che imitassero la natura, come imitazio nature. Con un principio estetico molto eh, diffuso in ambiente umanistico e rinascimentale. Ma era molto raro che la musica ambisse alla descrizione di oggetti sonori umani, mm? le voci degli uomini e delle donne. Bene, c'è un compositore incredibilmente visionario che si chiama Clement Jeannequin, è vissuto nella prima metà del Cinquecento. Francese naturalmente, uno esponente di quella, un esponente, un, un compositore che ha lavorato molto sul genere della chanson polifonica, cioè un genere di polifonia abbastanza popolare, diciamo così, a quattro parti. Non con quelle complicatezze intellettuali eh, e matematiche per l'appunto che abbiamo visto in eh, Guillaume de che peraltro è vissuto un secolo e mezzo prima di lui, no? ma con un atteggiamento molto più, diciamo così, imitativo. Umanistico nel senso proprio del termine, Jean ha scritto una serie di chansons polifoniche a quattro parti, per l'appunto, anche lui, cercando di imitare non i suoni della natura, anche c'è cioè una Chanson des Oiseaux piuttosto famosa di Jean che imita per l'appunto il suono del canto degli uccelli, ma in fondo questo era abbastanza banale in un certo senso. Ci sono altre due chansons, una è ispirata, si chiama La Bataille. E riproduce attraverso le voci i suoni della leggendaria battaglia di Marigny. Non vi faccio ascoltare questa perché vi faccio ascoltare un'altra cosa, secondo me ancora più ingegnosa di questa, perché si intitola Le Cri de Paris, Le Grida di Parigi. Uh, vi faccio vedere innanzitutto il testo sul quale ha lavorato. Eh, Jean ah, io io mi ostino a... <ride> Il titolo in realtà è «Voulez ouir les cris de Paris», eh, «Vogliate ascoltare le grida di Parigi». Ma quale Parigi? Di che Parigi parla Jeanne Parla eh, della Parigi quotidiana, della Parigi di tutti i giorni, anzi più in particolare dei mercati di Parigi. Quelli dove venditori e compratori si incontravano per acquistare e comprare e vendere merci, soprattutto merci alimentari, no? il mercato della, della frutta e della verdura di Parigi, quelli che poi sarebbero stati spiegati da Les Halles, diciamo così, anzi, Le Halles, no? e poi, vabbè, quelli, e molti secoli dopo. Cosa fa Jeannequin? Adotta un procedimento ingegnosissimo. Perché? Seleziona 42, sì, esattamente 42, grida dei venditori di frutta e verdura, quelli che lui stesso aveva ascoltato passeggiando, andando pure lui, probabilmente era un umano, a comprare la frutta, la verdura, le uova, le galline, eccetera, eccetera. Eh, selezionando quelle frasi che vedete qui alle mie spalle, sezionando proprio il testo, e questo procedimento stranissimo perché è un componimento non poetico, antipoetico. Non c'è nessun autore eccellente, lui stesso, che eh, trascrive sul suo quadernino no? le grida che aveva ascoltato al mercato. Volez-vous uir le crie de Paris, où sont-ils ce petit pion, pasté très tout chaud, qui l'era, vin blanc, vin claret, vin vermeil, à de deniers questa la quarta, no? Vino bianco, vino chiaro, vino rosso, a sei denari, eccetera, eccetera. Je le vends, je le donne pour un uh, petit blanc, che era una, no? una, una, una moneta. Tartelette friande, la belle goffre, eccetera, eccetera, eccetera. No? Eh, queste grida, lui le combina in un discorso polifonico. A ogni grida assegna una. Un profilo melodico, diciamo così, assegna quel profilo melodico a una delle quattro voci della texture polifonica della chanson polifonica e poi mischia tutto insieme. E poi compie un lavoro di scrittura polifonica, per l'appunto, sulle grida del mercato di Parigi. L'esito eh, è questo. volesoui per te volesoui qui c'è poco da vedere eh. soltanto eh, siamo alzati così. sua No, sì, si è fermato. Scusa. Ah, ecco. <ride> Scusate. Se c'era una eh, dimostrazione... Appunto. Zitto, dai buono, vattene. Chiudiamone uno, anzi, tutti e due. Se c'era una dimostrazione possibile dell'idea di oggetti sonori come attori sociali questa mi sembra la dimostrazione più eh, trasparente in un certo modo no? perché Clément Jeannequin siamo nella prima età del Cinquecento eh? ricostruisce in forma di musica d'arte perché poi la chanson polifonica era una forma d'arte non certo di musica popolare questo bisogna essere precisi sulla spartizione di campo no? però ricostruisce un ambiente sonoro dentro il quale l'ascoltatore è come se si trovasse riproiettato nel momento stesso in cui si è staccato dall'esperienza concreta. No? È un'esperienza simbolica questa, è chiaro, ma è come se, attraverso la simbologia sonora, no? e anzi più che la simbologia è proprio la materialità del suono, perché avete anche sentito, no? ogni tanto emergono delle voci che non hanno una funzione musicale, lo hanno anche, ma sono anche l'emersione da, eh, da quella specie di eh, diciamo così, ambiente sonoro generico, no? di frasi, parole ben precise che si staccano dallo sfondo e ci colpiscono esattamente come succede in un mercato quando appunto, i venditori cercano di richiamare la nostra attenzione sui loro, sui loro prodotti. Uh, è chiaro che su questa strada poi c'è stato un grande, grande sviluppo, di, anche se non così come ci si aspetterebbe. Uh, che so io, uh, Ignaz von Bieber, per esempio, un altro compositore del secolo successivo, che ha scritto anche lui Una Bataille. Eh, per esempio, inventando un modo nuovo di fare suonare gli archi. Metteva sotto le, ehm, tra le corde e la tastiera dei violini dei pezzi di pergamena, una specie di violino preparato, come avrebbe fatto John Cage molti anni più tardi con il pianoforte, in modo tale che eh, gli archi, no, sfregando sulle corde, facessero sentire il suono della carta e quindi eh, un, un suono nuovo, diverso. E poi, battendo l'archetto sulla tastiera, Gesto del tutto fuori dalle convenzioni, per riprodurre il suono della battaglia, no? Anche questo non ve lo faccio ascoltare, però sarebbe bello che lo ascoltaste E poi, e poi, e poi, e poi, e poi. Adesso gli esempi più ovvi, naturalmente li, li salto: Vivaldi, Beethoven, eh, che so io, la Berg Sinfonie di Liszt, eh, la Sinfonie di Strauss, eh, Meeresstille eh, di Mendelssohn, la Scozzese di Mendelssohn, insomma. Ne potremmo mettere insieme no? a decine e a centinaia, anzi, di esempi di questo genere. Vorrei però arrivare a un esempio, anche in questo caso, contemporaneo. Se il 1948 lo possiamo considerare contemporaneo, bah, mica tanto, però insomma è un anno importante. Importante perché? Un'altra di quelle date canoniche in cui nasce qualcosa di nuovo. Eh, siamo appunto in Francia di nuovo a Parigi. Eh, adesso la data precisa non mi ricordo. Mi pare 5 maggio, però non, non ci giurerei del 48, siamo davanti a una radio, un apparecchio radiofonico. Lo accendiamo e ascoltiamo una cosa che fece eh, un impazzire prima di tutto, i centralini di Radio France, perché la cosa non fu affatto gradita dall'ascoltatore medio di eh, Radio France. Ma in seconda battuta, fece nascere qualche cosa che prima non esisteva. E le date in cui qualcuno inventa qualcosa di nuovo sono date che dobbiamo segnare nella nostra agenda, no? perché sono date importanti. Beh, è l'anno in cui nasce la cosiddetta musique concrète, la musica concreta, ovvero sia una tecnica e modalità compositiva, messa a punto da un gruppo di compositori, il cui leader, diciamo così, è stato Pierre Schaeffer, un compositore tecnico, ingegnere, impiegato della radio francese, che aveva messo a punto un modo di comporre basato per l'appunto sulla imitazione nature, anche se una natura squisitamente urbana. Quel giorno vengono trasmessi per la prima volta gli cosiddetti Études de Bruy gli studi sul rumore, il primo dei quali eh, si chiama Etudes au chemin de fer. Eh, lo conoscete? L'avete già sentito qualche volta? Beh, ve lo faccio risentire brevemente perché è uno dei capitoli fondamentali nella costruzione di un paesaggio sonoro, non il paesaggio naturale, non il paesaggio delle voci umane, ma il paesaggio delle macchine. Ed è, e questo è un portato ovviamente eh, decisivo. Non so perché consento? Sì, consento. Vabbè, io consento quasi sempre. anche questo è un pezzo molto breve dura tre minuti poco più cosa fa Pierre Ferre va alla stazione di Batignolle la gare di Batignolle a Parigi una stazione minore col suo magnetofono immaginatevi cosa potessero essere i magnetofoni nel 1948 ci voleva eh, il facchino per portarli dietro va bene eh, scrittura per così dire sei macchinisti delle, della SNCF delle, delle, delle ferrovie dello Stato francese e lì scrittura come Esecutori. Prescrive loro, cioè, di far funzionare il motore di una locomotiva secondo un disegno molto preciso che aveva in testa, eh, chiedendogli dei suoni speciali, specifici, suoni lunghi, suoni corti, suoni intensi, suoni potenti, suoni meno potenti, insomma, una partitura pre-musicale. Ma è esattamente come si fa con i musicisti, in un certo modo, no? con un quartetto d'archi, un sestetto d'archi, un sestetto di macchinisti nel caso specifico. No? Registra tutto questo materiale, va in studio, negli studi di Radio France, dove era nato un gruppo insomma, insieme a Pierre Henri e tanti altri, e compone questo materiale. Non improvvisando naturalmente, ma secondo una logica architettonica molto precisa che qui adesso sarebbe lungo eh, ricostruire, ma ci sono analisi fondate su questo che lo dicono con estrema precisione. Ma il risultato concettuale qual è? È quello appunto che la musica disegna un nuovo paesaggio sonoro, inaudito, inaudito letteralmente, no? e che non è semplicemente lo specchio banale, riproduttivo, mimetico di un paesaggio sonoro esterno, no, è la ricostruzione di quel paesaggio in termini formali, costruendo una forma musicale estremamente precisa. Tutto il contrario della improvvisazione, come a volte si dice, si mettono dei suoni un po' così. No, assolutamente, esattamente il contrario. E, e questo è uno degli approdi fondamentali, per l'appunto ricordiamoci questa data del 48, perché nasce appunto la cosiddetta music concrete che poi avrebbe avuto un, un grande eh, sviluppo anche in Italia con Luciano Berio a proposito quella tecnica che ha usato Jean e di... Prendere le frasi è molto. Sembra proprio Luciano Berio. No? Che non a caso, molti secoli dopo, scriverà Cries of London, per esempio, un altro pezzo bellissimo di, di Berio che vi consiglierei di ascoltare in risposta alle Cruis de Paris di, eh, di, di Jean Aquin, naturalmente. Salto. Il eh, capitolo, purtroppo, della musica che ricostruisce il suo spazio sonoro. Avevo selezionato un paio di ascolti importanti: Octofonie di Karl-Heinz Stockhausen, che eh, scrive lo spazio sonoro predisponendo nella sala in cui eh, dovuto et, eh, avrebbe dovuto essere eseguito il pezzo, costruisce un cubo immaginario fatto di otto sistemi di riproduzione del suono, un quadrato eh, a terra e un quadrato eh, in alto, in modo tale da eh, costruire otto per l fonti di suono e costruendo quindi uno spazio sonoro cubico dentro il quale il pubblico si deve trovare questa musica puramente acusmatica, realizzata in vari modi. Adesso Lunghi con l'aiuto di Simoni, suo figlio che allora aveva 22 anni, che ha contribuito alla scrittura materiale della partitura di octofonie, e facendo muovere il suono in tutte le direzioni possibili dello spazio, dall'alto in basso da destra a sinistra diagonalmente, quindi facendo risuonare i due vertici opposti del, del cubo no? e quindi costruendo uno spazio sonoro immaginario e poi il meraviglioso esempio del poema Electronique di Edgar Varese che nel 1958 Bruxelles all'Expo Universale eh, costruisce un oggetto sonoro che deve adattarsi perfettamente al, eh, a un padiglione, il padiglione della Philips che aveva costruito, niente proprio di meno che le Corbusier in, con la Aiuto di Yanis Senakis, che poi sarebbe diventato a sua volta un compositore-architetto, e concepisce eh, una musica a loop, una specie di eh, performance continua, l'idea di performance, che si adatta allo spazio curvo, è una specie di stomaco. Eh, adesso vabbè, è tardi per farvelo vedere, ma l'avreste visto da qualche parte. No? Il, il, purtroppo quel padiglione non esiste più, è stato distrutto eh, dopo la conclusione, eh, ma giusto, giusto, proprio così per non parlare proprio del nulla e poi vado rapidamente alla conclusione, giuro. Era fatto un po' così, il, questa è una specie di ricostruzione animata come il Tempio di Salomone, perché neanche questo padiglione esiste più e quindi si è dovuto ricostruirlo e l'aspetto che ha voluto dare Le Corbusier al padiglione Philips... Un minuto soltanto, eh, perché questa è già la musica, questa è la musica di Xenakis. Per, 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 un piccolo preludio che aveva scritto Gianni Xenakis per la visita. Eh, e gli spettatori venivano chiamati a entrare attraverso una entrata per l'appunto di questo strano stomaco ritorto, stare all'interno dello spazio per la durata esatta del poema de di Varese, quindi poco meno di otto minuti e poi uscire da una uscita eh, diversa. Quindi una vera e propria performance. Ecco. Sembra costruito ieri, o forse anche domani. E invece, ecco, si vede la della sua interezza. Questa è un'opera architettonica del 1958. E per questo Varese concepisce un poema elettronico della durata di meno di otto minuti e lo fa ascoltare attraverso 350 piccoli altoparlanti che sono stati sistemati sulle pareti dello stomaco e eh, fatti ruotare eh, eh, secondo dei moduli, insomma, che adesso qui è lungo eh, descrivere, in modo tale che il suono dentro questo grande stomaco torto eh, eh, diciamo così, si adattasse alle superfici lisce. Del, eh, del padiglione, non c'è un solo angolo retto nel padiglione del Corbusier e il suono quindi viene ad adattarsi perfettamente a vestire le pareti, no, del... non ci sono strumenti, sono le pareti che suonano. Questo nel 1958, un altro esempio di ricostruzione di uno spazio sonoro che la musica fa all'interno di uno spazio dato e quindi ricostruisce uno spazio inesistente che rimane poi nella mente ma l'ultimo approdo su questo eh, vi lascio per l'appunto è eh, il momento in cui eh, la musica ha cercato di uscire dai propri spazi spazi architettonici spazi virtuali, spazi immaginari per entrare in un altro spazio che è lo spazio della nostra mente come abolendo il suono facendo piazza pulita del suono Azzerandolo, eh, rendendoci partecipi di una esperienza sonora compiuta nel e dentro il silenzio. Siamo nel 1952, John Cage, all'Università di Harvard, viene invitato a compiere un'esperienza, quella della cosiddetta camera anecoica, una stanza dentro un'altra stanza, dentro un'altra stanza, dove si sarebbe dovuto immaginare, anzi, vivere l'esperienza del silenzio assoluto. Il silenzio assoluto non esiste, come non esiste il buio assoluto, come non esiste eh, la mancanza di odori assoluta, la mancanza di superfici tattili. No? I sensi non conoscono le dimensioni assolute. E infatti Cage entra nella stanza anecoica ma sente due rumori, uno grave e uno acuto. Esce, dice al fisico che l'aveva accompagnato, io ho sentito due rumori. Cosa sono? Semplice, ha detto, sono i rumori del tuo corpo. La circolazione sanguigna... È il tuo suono grave, la, ehm, eh, il tuo sistema neuronale è il suono acuto, l'elettricità del tuo cervello. Tu questi suoni li sentirai sempre. Intuizione eh, mette a punto cage un dispositivo sonoro, per l'appunto, che porta alle estreme conseguenze: la percezione di un silenzio non silenzioso. E costruisce per l'appunto quel pezzo fin troppo banalizzato. Che in realtà però contiene una dimensione profondissima, che è il mitico uh, uh, 433 433, popolarissimo in un certo senso, perché è stato interpretato come una specie di performance ludica, anche un po' spiritosa, diciamo così, no? Eh, perché in apparenza è un pezzo che dura 4 minuti e 33 secondi senza che alcun suono venga prodotto. Ma è vero, è proprio così. Nessun suono viene prodotto? No dice Cage innanzitutto è un pezzo costruito in maniera formalmente ineccepibile tre sezioni l'esecutore esce si siede al pianoforte diciamo che è costruito e pensato per il pianoforte David Tudor lo ha eseguito per la prima volta che era un pianista ma lo potremmo, possiamo eseguire eh, qui noi eh, con una grande orchestra sinfonica con un ensemble di 25 strumenti come vogliamo però seguendo un tempo Esattamente misurato da un cronometro. Tre movimenti eh, al termine dei quali Cage prescrive di chiudere la tastiera del pianoforte o di staccare la mano dallo strumento, in modo da costruire una partizione formale estremamente rigida e rigorosa, no? misurata sul tempo. Durante questi movimenti, i movimenti nel senso appunto di durata no? delle tre parti fondamentali, l'esecutore apparentemente non fa nulla, non tocca nulla le mani, non tocca con le sue mani lo strumento. Ma cosa succede in quei 4 minuti e 33 secondi? Succede che l'ambiente produce quei suoni che la musica eh, consente di ascoltare, perché è un rito, no? ci mette di fronte alla cerimonialità del, del rito sociale, dell'ascolto della musica, perché altrimenti non saremmo tutti convenuti in una stanza. No? per ascoltare 4.33 nel momento in cui siamo partecipi del rito siamo anche partecipi di un'esperienza sonora globale complessiva che siamo cosa? noi stessi il nostro sistema nervoso il nostro sistema la circolazione sanguigna perché quando siamo seduti in silenzio noi ascoltiamo noi stessi ma ascoltiamo il brusio del nostro vicino ascoltiamo il movimento della sedia di chi ci sta vicino ascoltiamo il pianista che fa <coughs> Ascoltiamo i rumori che stanno lì fuori della sala, improvvisamente i nostri sensi si acuiscono in maniera straordinaria. È come l'esperienza del buio. L'abbiamo avuta tutti, no? Entriamo in una stanza buia, sembra di non vedere nulla, piano piano i contorni delle cose cominciano ad apparire. È la stessa identica condizione. Si entra, si percepisce un silenzio ma quel silenzio non lo è affatto e piano piano i nostri sensi, il senso dell'udito, diventa sensibilissimo, un'antenna capace di captare qualsiasi suono. Perché? Perché siamo nella condizione rituale dell'ascolto, di cose che non ascolteremmo in altri contesti. Siamo insomma in quel paesaggio sonoro che è stato teorizzato da un altro Scheffer, si chiama Murray Scheffer, è un, un, un musicologo, un compositore canadese invece che nel 68, 1968 ha scritto un libro fondamentale, New Sound, um, um, insomma, nuovo paesaggio soundscape, The New Soundscape, il nuovo paesaggio sonoro, no? in cui dice che c'è una tonica, la tonica del nostro paesaggio sonoro è per esempio il vento, Oppure il traffico, poi c'è un segnale. I segnali sono le tracce sonore che si staccano dal, dalla tonica fondamentale, quello che noi percepiamo, e poi un'impronta che è l'impronta sonora di quella città, di quel momento storico e che diventa una specie di patrimonio universale. Ecco, quando noi ascoltiamo eh, 433 diventiamo partecipi di un rito sociale e quindi noi stessi diventiamo in un certo senso oggetti sonori perché siamo noi a produrre un suono. Ed ecco che allora la distinzione tra un suono oggettivo e un suono soggettivo scompare e tutti diventiamo eh, attori sociali di quell'esperienza sonora. Vi ringrazio. Applausi Grazie.